Allora ragazzi, eccoci qua in una nuova puntata su No Man's Sky. Oggi tratteremo un argomento che secondo me è abbastanza interessante, che è quello di creare un'energia elettrica alternativa a quelle classiche che possono essere, come vediamo qua dietro di me, in una piccola base che ho su uno dei pianeti che ho realizzato. Io qui ad esempio ho utilizzato, premendo la tasta freccia in alto perché sta iniziando a giocare, perché non è sicuramente una guida rivolta agli esperti. Potete utilizzare i pannelli solari che vedete, potete creare con la placca metallica, l'oro e il metallo cromatico. Queste funzioni e queste tecnologie, se non le avete ancora scoperte, dovete andare sulla base dell'anomalia, la richiamate quando siete nello spazio e con i naniti andate a comprare i progetti per farli. Dopodiché, una volta che li avete, allora avete la possibilità di fare un pannello solare, che se mettete solo pannello solare, perché la storia dov'è? Allora, in ogni base, per farvela pratica, mettiamo chiaramente il nostro computer, gli diamo un nome, vedete questa qui, io sono Andrea And, è la 14esima che ho creato, e gli do un nome dove c'è scritto cristallo gelico, gelido, cobalto e rame, e mi fisso la base. Dopodiché, la cosa importante secondo me è mettere uno piccolo Stargate, io li chiamo così perché li chiamano quelli che c'erano nel film, chiaramente, per spostarci da una base all'altra. Qual è l'utilità? Che andando avanti nel gioco avrete possibilità di, come abbiamo visto, dare i nomi alle basi con i materiali che ci possono servire durante il gioco per creare alcune parti, per riparare astronavi e per altri tipi di progetti. E poi chiaramente questi Stargate vanno alimentati, ci vuole il filo, che è questo qua rosso, e quindi abbiamo due possibilità. Allora, prima di tutto mettere il pannello solare, che anche qui, se avete il progetto pannello solare, ci vogliono una placca metallica, 30 parti d'oro e 50 di metallo cromatico. Il metallo cromatico lo generate con il rame, che trovate anche quello sui vari pianeti. Allora, questo è già un buon primo passo. Questa è una base che a me interessa relativamente, quindi ho messo solo pannello solare. Cos'è il pannello solare? Funziona, vi attiva lo Stargate, ci arrivate sempre dall'esterno, ma per ripartire da qua dovete essere di giorno. Ora sono di notte e chiaramente il mio Stargate è disabilitato. Se voglio avere anche lo Stargate che è alimentato sempre grazie al pannello solare, quindi con la luce solare, vado qua e mi aggiungo una batteria. Facile da fare: ferrite metallizzate, carbonio condensato. Il carbonio lo trovate su tutte le piante, le ferrite le trovate dai massi, con questa parte qua che è il raffinatore portatile, che è una cosa che dovete sempre avere dietro, è uno dei primi progetti che vi danno, ve li create e mettete la batteria. Con la batteria anche di notte avete una buona copertura. Ma arrivando al succo di questa puntata, dov'è? Posso avere la possibilità di, andando qua, avere un generatore elettromagnetico. Allora ci vogliono due placche di metallo, la ferrita magnetizzata, il metallo cromatico. Allora, dove sta la storia? Oggi vi faccio vedere come avere energia infinita senza bisogno di pannelli solari, batterie e quant'altro. Come si fa? Allora, partiamo dalle basi veramente di un pochino avanzate, perché ha già fatto un po' di ore di gioco. Allora, premiamo il tasto per andare sulla... Allora, richiamiamo il nostro... Richiamiamo il nostro multitool. Allora, cosa importante: per fare l'energia illimitata dovete acquistare sull'anomalia il progetto del dispositivo di prospezione. Dispositivo di prospezione che vedete qui, questa specie di casco. Una volta che avete il progetto, l'avete realizzato, cosa succede? Premendo il solito scanner, guardate cosa succede. Cosa importante: qui nella parte bassa dello schermo io ho il solito scanner che avevo prima, in più ho, se mi sposto sulla destra, questo che lo avevate anche prima per ricercare gli obiettivi, la parte relativa alla ricerca di ricariche elettriche, come vedete, poi la parte relativa ai materiali e alle risorse. Allora, adesso vediamo se su questo pianeta, non tutti i pianeti hanno questa cosa, vediamo un attimino se c'è qualche
qualcosa in merito. Allora, proviamo a spostarci. Non sempre va ovunque e ci vuole un pochino di fortuna, ve lo dico subito, perché non tutti i pianeti offrono questa cosa. Però andiamo per gradi. Ah, guardate. Oh. Ecco qua, che avete visto che prima non lo trovavo. Allora, prossimità, risorse. Vedete, allora, energia elettromagnetica. Vedete, allora, io ho questo e là in alto mi dà energia elettromagnetica. Vuol dire che con questo fulmine, quando lo seleziono con lo scanner, dopo che ho attivato quella parte che vi ho fatto vedere prima, il caschetto, so che a 336 metri posso recuperare energia. Allora, andiamo avanti e... andiamo un po' avanti, perché sono 336 metri, non è di certo qua vicino. Vediamo di costruire questa torre per avere dell'energia infinita e non doverci preoccupare di avere batterie vuote. Allora, sono già a 200 metri, benissimo. Proseguiamo, qua c'è una specie di armadillo. Vediamo un po' se l'avevo scannerizzato, sì, ok. Controllo sempre, perché è un bel obiettivo da fare, che consiglio a tutti, per fare un obiettivo abbastanza semplice. Raccogliete la fauna, quando ne avete raccolto un po' vi sblocco un obiettivo. Allora, che punto siamo? 120 metri. Andiamo avanti. Allora, vedrete che adesso a un certo punto lo scanner, per creare una risorsa infinita dal terreno. Allora, ecco, vedete, devo andare un po' a destra. Vedete, guardate, vedete che così vuol dire che devo andare a destra. Vedete che lampeggia solo su questo lato. Mentre se lo centro, guardate, lampeggia in entrambi, quindi vuol dire che devo andare di qui, dietro le piante. Proseguiamo, perché siamo a 80 metri. Vedete che adesso, man mano che arrivo sotto, siamo a 40, 30. Cioè, arriviamo a un punto che lui lo rileva definitivamente. Quindi guardate cosa succede: 20 metri, 12, 6, occhio, guardate. Aspettate un attimo, cerchiamo di centrarlo qua. Ecco, stiamo arrivando in un punto dove... eccolo qua, avete visto cosa cambia? Analisi e concentramento. In questo punto qua, che poi vi terrà segnato, io qua, vedete, ho fatto l'analisi completa. So che qua posso mettere una di queste torri e funziona. Perché vi dico questo? Perché se io vado a mettere una torre in un punto dove non ho questa fonte di giacimento, non posso... cioè, la torre me la costruisce per estrarre energia, ma non avrò nessuna energia dal terreno, quindi importante. Allora, mi sono spostato per farvi vedere che, anche se ci spostiamo, una volta che abbiamo rilevato il punto dove estrarre la corrente in modo autonomo dal terreno nei pianeti, ripeto, dove è disponibile questa fonte, quindi... vedete, mi dà concentrazione scoperta, ma se sto nello scanner normale mi dà concentrazione energetica. Ce l'ho a 111 unità, quindi ritorno sul mio posto. Chiaramente, come ho detto, se avete bisogno, il progetto non ce l'avete per fare il generatore elettromagnetico, dovete andare, quando siete nella galassia, richiamate l'anomalia e prendete il progetto nell'area progetti. Allora, il mio punto, aspettate un attimo, l'unica cosa, c'è sto difetto qua che se vi avvicinate troppo, eccolo qua. Allora, raggiunta, ok, ci sono arrivato, benissimo. Allora, premo verso l'altro, richiamo il generatore elettromagnetico. Allora, lo posso mettere qua, tasto destro del joystick, grilletto destro, ed ecco qua che l'abbiamo creato. Allora, vedete che già sta erogando 139, quindi adesso cosa faccio? A sto punto qua, come tutte le altre cose, là ho la mia base, vedete, che è a 105 unità o metri, chiamiamoli metri, dai, non cambia niente. Allora, cosa faccio? Vado qua, come saprete già sicuramente fare, se non guardate nelle puntate, farò una playlist No Man's Sky chiamata così. Avete possibilità di usare il pannello solare, un reattore, o per generare, come abbiamo visto, sempre corrente, il generatore elettromagnetico. Prendo il cablaggio elettrico. Allora, punto uno dei punti,
sempre tasto destro grilletto, vedete che mi prende il cavo, guardiamo dov'è che ho la base, la mia base è lì. Allora arriverà un punto che non va più. Cosa succede in questo caso qua? Vi spiego subito. Se non va, puntatelo per terra, tipo qua, vedete? Poi lo richiamate, rischiacciate e andate avanti. Questa cosa ci ho messo un attimino a scoprirla, però se no vedete che in questo caso qua diventa rosso perché deve fare i capricci. Il gioco non capisco perché. Dunque, dov'è che è? Qua è in blu e non me lo porta più, disgraziato. No, va, ok, me l'ha riportato, quindi fissatene più di uno, tanto ragazzi non costa niente. E camminiamo verso, fissano da qualche parte lì, ok, camminiamo verso la base, vedete ho rischiacciato ancora, sempre col grilletto destro, e entrerò dentro nella mia base, oppure guardate, me lo clicco qua, così ho portato qua la corrente, da qua entro, e cosa faccio? Vado in un punto qualunque, tac, agganciato. A sto punto qui, cos'è che ho fatto? Questa è una base che è la mia 14ª. Ho fuori soltanto il pannello solare che, come spiego nell'altra guida, funzionerebbe solo di giorno. Avete sempre l'opportunità di mettere un reattore, ma va sempre caricato. Ho una batteria per avere un po' di autonomia di notte, oppure nei pianeti, come vi ho detto tramite la ricerca che ho fatto vedere nella prima parte del video, potete crearvi questa fonte alternativa e avrete sempre, vedete che il cavo rimane qua, arriva qua, avrete sempre la corrente e potete metterne anche più di uno se avete tante cose da alimentare. Quindi abbiamo visto come avere energia infinita sempre. Se vi piace, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, pollice alzato, e ringrazio tutti per averlo visto. Iscrivetevi al canale, lascio il link anche per il gruppo di Facebook sotto, per dove trovate tanti appassionati sia di next gen che retro game. E se avete domande per creare qualche altra cosa che non sapete, per materiali o altro, chiedete nei commenti e mi raccomando un bel like. A presto e un saluto a tutti. Ciao, a presto.